Nuova ondata di arresti per lo scandalo di Mafia Capitale. Consiglieri, dirigenti della regione tra le 44 persone arrestate, 21 gli indagati, tangenti da migliaia di euro per l'accoglienza dei migranti. Secondo il GIP, le indagini dei carabinieri del ROS hanno evidenziato la straordinaria pericolosità di Luca Gramazio, consigliere comunale. Il sindaco Marino ha reagito agli attacchi, non mi dimetto, in Campidoglio dice ci sono persone per bene. La maggioranza al Senato si restringe dopo la fuoriuscita di due popolari, ma Renzi sfoggia comunque ottimismo anche sull'onda, sulla scia dei dati positivi che riguardano l'occupazione. L'Italia sta decollando, dice il Premier alla presentazione del nuovo marchio all'Italia, un messaggio che ha rivolto anche alla fronda dissidente del suo partito. E intanto il leader della Lega Salvini rilancia la sua candidatura a leader di un nuovo centrodestra. In un'intervista alla Repubblica annuncia di essere pronto a fare il Premier. A frenare il pressing del segretario leghista però ci pensa Umberto Bossi. Deve farsi le ossa, dice l'azzurro Stefano Caldoro, avverte, lo sfiderò io alle primarie. Stretta finale per arrivare ad un accordo tra Grecia e i suoi creditori. Prosegue anche oggi la maratona negoziale nel timore che per Atene scatti il default. È ottimista il premier Tsipras e anche per il presidente dell'Eurogruppo Dijsselbloem. Gli ultimi incontri tra governo greco e i vertici europei sono stati molto buoni. Non si ferma l'inchiesta sulle tangenti della FIFA, perquisita la sede della Federcalcio venezuelana. L'ex vicepresidente Warner annuncia, dirò tutto ma temo per la mia vita. Le indagini tra l'altro arrivano anche in Australia, l'ex dirigente Blazer rivela che furono pagate tangenti anche per i mondiali di Francia 98, mentre per la corsa al dopo Blatter si candida Zico. Buongiorno, bentrovati. Dunque lo avete sentito, Mafia Capitale non è finita, è in corso una nuova cospicua ondata di arresti che sta di fatto terremotando il mondo politico romano e del Lazio, anche perché i nomi, lo sentirete tra poco nel servizio, sono di primissimo piano, riguardano consiglieri regionali, comunali, primo fra tutti lo avete sentito il consigliere regionale Luca Gramazio, ma ci sono anche Coratti, Caprari, Pedetti, Tredicine. Le accuse per tutti sono pesantissime, si va dalla corruzione, alla turbativa d'asta fino all'associazione di stampo mafioso. Un altro tsunami sul Campidoglio e stavolta l'onda forte di Mafia Capitale si abbatte anche sulla regione Lazio. 44 arresti dei carabinieri del ROS su ordine del GIP di Roma, altri 21 indagati perquisiti. Il nuovo rush aggiunge accuse ai noti protagonisti dell'inchiesta sul cosiddetto mondo di mezzo. Si confermano elementi centrali Massimo Carminati, Salvatore Buzzi, Luca Odeven. Delinea meglio figure rimaste inizialmente sullo sfondo e porta alla ribalta personaggi inediti. Pedina fondamentale dei traffici illeciti, il figlio dell'ex senatore del PDL Domenico Gramazio, Luca Gramazio, il consigliere regionale del PDL, che rende felici Buzzi e Carminati per l'accusa è un asset di peso, organico all'associazione mafiosa, il contatto privilegiato dell'organizzazione con il mondo di sopra. Pedina di straordinaria pericolosità, procura 1 milione di euro di fondi regionali e li canalizza verso il verde del municipio di Ostia. In cambio riceve 50.000 euro. Anche Andrea Tassone del PD, all'epoca presidente di quel municipio, prende denaro dopo aver distribuito a Buzzi e Company lavori per la potatura delle piante e per la pulizia delle spiagge di Ostia. Tassone è nostro, è solo nostro, non c'è maggioranza e opposizione, è mio, dice Buzzi. Oggi mi ha chiesto il 10% in nero. Buzzi può contare pure sul funzionario regionale Guido Magrini, che gli comunica l'impegno di risorse pubbliche, sull'ex assessore del Campidoglio Daniele Ozimo, PD, al quale versa regolarmente dei soldi. Ozimo gli sblocca i pagamenti per la gestione del campo nomadi di Castel Romano, gli proroga la convenzione sull'emergenza alloggiativa, partecipa alle delibere che riconosceranno al Campidoglio debiti fuori bilancio. Il contratto migliore che noi abbiamo è Ozimo, dice Buzzi, basta che segue il lavoro e si è ripagato lo stipendio. Uomo di fiducia della banda è anche Giordano Tredicine, consigliere comunale PDL della celebre stirpe di venditori ambulanti. Un tipo scaltro che porta Buzzi a scherzare con Carminati. Glielo dico sempre, a Giordà, se non ti arrestano diventerai primo ministro. Angelo Scozzafava, ex capo dipartimento alle politiche sociali del Campidoglio, avrebbe turbato la gara d'appalto indetta dalla Regione Lazio per il centro unico di prenotazioni sanitarie. Era nella commissione di gara.
A Libro Paga, l'ex presidente dell'Assemblea Capitolina, Mirko Coratti, PD, «Me so comprato Coratti», dice Buzzi a un collaboratore, evocando la metafora della mucca che se non mangia non può essere munta. Per Luca Odeven, già detenuto, un impedimento procedurale ha indotto il GIP a rigettare la nuova richiesta di arresto, ma la posizione dell'ex capo del tavolo di coordinamento sull'accoglienza dei migranti rispetto a 6 mesi fa appare ancora più grave. Scrive il GIP, Odeven ha in spregio ogni principio di fedeltà e di buona amministrazione che dovrebbe condurre la sua opera. Odeven era in combutta con Buzzi, ma anche con un cartello di imprese guidato dalla cascina di Francesco Ferrara, che grazie a Odeven avrebbe vinto gli appalti per la gestione del grande centro per migranti di Mineo, nel Catanese, oggi perquisito, per quello di San Giuliano di Puglia e per quello di Castelnuovo di Porto vicino Roma. Il sindaco Fabio Stefoni, arrestato, inizialmente non era d'accordo ad accogliere il centro, ma Buzzi l'aveva convinto, assicurandogli la percentuale di 50 centesimi al giorno per ogni migrante e 15.000 euro per la campagna elettorale. Ancora non è chiaro nei dettagli il contraccolpo che ci sarà a questa inchiesta a livello nazionale, però è evidente che, visto il tenore dei nomi coinvolti, si discuterà molto nelle prossime ore nel mondo politico, tanto che proprio in questo momento si è venuto a sapere che è in corso al Nazareno una riunione tra il presidente del Partito Democratico Orfini, il presidente della regione Zingaretti e il sindaco di Roma Ignazio Marino. Qualcuno infatti proprio in queste ore, in primis Salvini, è arrivato a chiedere le dimissioni di Marino, non evidentemente per il suo coinvolgimento, ma perché si rischia il coinvolgimento e il commissariamento della Giunta di Roma, e dunque è stato chiesto appunto che il sindaco si dimettesse, una richiesta che è stata prontamente rispedita al mittente. Visti da Salvini, gli arresti romani di Mafia Capitale nell'ambito dell'inchiesta sul business dei migranti sono la prova che bisogna fermare subito partenze e sbarchi e l'occasione per sferrare un altro attacco a Renzi e Alfano perché, scrive su Twitter, spargono clandestini negli alberghi d'Italia. Mafia Capitale è un assist indiretto, naturale, alle posizioni della Lega e non importa che sia arrivato, come sottolineano nei palazzi con un inconfessabile sospiro di sollievo, dopo il voto. Per Salvini è a ruota, per Giorgia Meloni e il Movimento 5 Stelle ce n'è quanto basta per chiedere le dimissioni del sindaco Marino. Il bersaglio più ovvio è a portata di mano. Si dimetta subito, abbia la decenza di evitare alla capitale d'Italia la vergogna di essere commissariata per mafia. Si torni alle urne, attacca la leader di Fratelli d'Italia, glissando sulle relazioni pericolose di Alemanno con Salvatore Buzzi della cooperativa 29 giugno durante la campagna per le elezioni europee 2014. Marino si difende, ho allontanato la politica colpevole, bene l'inchiesta del procuratore Pignatone. Grazie, è la linea. Credo che la politica nel passato abbia dato un cattivo esempio. Oggi, sia in Campidoglio sia in alcune aree strategicamente molto toccate come Ostia, abbiamo persone per bene che vogliono ridare la qualità di vita e tutti i diritti e la dignità che la capitale d'Italia merita. Ma il secondo atto di Mafia Capitale è comunque esplosivo per il sindaco e per il PD. L'inchiesta coinvolge pesantemente l'Assemblea Capitolina, i già indagati Mirko Coratti e Daniele Ozimo. I nostri sono di più, sussurrano nel PD locale. Luca Gramazio, il nome pesante della destra, è un ex capogruppo PDL in comune e poi consigliere regionale di Forza Italia. E l'aspetto sistemico e trasversale della corruzione dentro le istituzioni della capitale, continuata fino a 12 mesi fa, lascia spazio alle critiche degli avversari. Durissimi 5 Stelle con i tweet di Di Battista e Fraccaro. Il PD nazionale valuta il da farsi, riluttante a dichiarare a caldo. Il mantra è l'operazione pulizia, affidata da Matteo Orfini, commissario del PD a Roma, a Fabrizio Barca, i cui risultati saranno resi pubblici il 13 giugno. Siamo già corsi ai ripari, replicano nel PD, ma l'imbarazzo per la trasversalità e la dimensione del fenomeno resta, stemperato solo dall'analogo silenzio di Forza Italia. Non è rimasto in silenzio invece il segretario generale della CEI, Monsignor Galantino, che proprio poco fa ha commentato: questa gente vede negli immigrati solo povera gente da sfruttare, numeri su cui lucrare, su cui fare i propri comodi, e questo non è solo peccato, dice Galantino, è 50.000 volte più peccato, ma è anche un gesto di inciviltà, anzi questa è prima di tutto inciviltà. In queste ore però il Presidente del Consiglio, abbiamo sentito il coinvolgimento di una parte di alcuni rappresentanti del Partito Democratico, dunque sicuramente è impegnato su questo fronte, ma anche un altro fronte importante su cui lavorare, perché in realtà in Parlamento la maggioranza ha perso dei pezzi dopo l'uscita da Scelta Civica dei Popolari per l'Italia, e dunque il consenso, appunto la maggioranza nei numeri, si è
ridotta, oramai al Senato in particolare si gioca soltanto su pochi voti. Il Presidente del Consiglio Renzi però non sembra affatto preoccupato di questo, evidentemente ha in mente altre risorse. Sentiamo. Dei tanti slittamenti progressivi dei parlamentari, quelli di Mauro e Di Maggio, dei popolari per l'Italia, non sono certo i primi e probabilmente non saranno nemmeno gli ultimi. In 28 mesi di legislatura i cambi di gruppo sono già 125. Il gruppo misto al Senato è diventato robusto ormai quanto quello a 5 Stelle. Zanda, capogruppo del PD a Palazzo Madama, liquida tutto shakespearianamente, molto rumore per nulla, dice, ma i prossimi due scogli sulla rotta del governo sembrano diventare ancora più infidi. Due scogli che si chiamano Scuola e Senato, due riforme sulle quali le scintille andate in onda prima delle elezioni, ora, dopo un voto che certo non premia né il PD né il governo, rischiano di diventare qualcosa di più. Come sua abitudine, quando in difficoltà, il Presidente del Consiglio mostra due facce, da una parte avanti tutta e dall'altra avanti, ma con prudenza, quasi a prendersi un supplemento di riflessione, a fare ancora due ragionamenti sul perché della brusca battuta d'arresto dopo l'exploit delle europee. Due ragionamenti vuol dire anche due calcoli sui nuovi numeri del Senato, che già prima non erano a prova di bomba, con vista in zona centrodestra e in particolare nel settore di Forza Italia più nostalgico del patto del Nazareno. Ma prima ancora le attenzioni sono in casa propria, sulla minoranza del partito. Zanda sembra volerli responsabilizzare, la legislatura è in mano ai senatori del PD, dice, mentre il presidente Orfini parla della necessità di mettere mano a una revisione dell'organizzazione interna al partito. Delimitare bene i compiti, ambiti decisionali, regole. Ma da Fassina non arrivano certo segnali di pace. Trovo le minacce che arrivano dai vertici del PD piuttosto squallide, dichiara. Evidentemente sono abituati a pensare alla politica motivata da interessi personali. Il PD continua, ha tagliato i ponti con questa parte di società. Qualcuno deve raccogliere questa domanda, anche se non so chi sarà in grado. Mentre dall'opposizione esterna si torna a parlare di reddito di cittadinanza. I partiti, lamentano i 5 Stelle, hanno bocciato la richiesta di calendarizzare subito in aula al Senato il nostro disegno di legge. La verità è che la maggioranza vuole questa misura solo a parole. Dall'altra parte invece si continua a fare i conti da una parte con il crollo di Forza Italia alle ultime elezioni regionali e dall'altra con un Salvini che, forte appunto invece dei suoi risultati elettorali, è sempre più lanciato quello che sembra essere il suo obiettivo primario, ovvero diventare il nuovo leader del centrodestra. Gli manca solo il voto dei cittadini. Quanto al resto, Matteo Salvini è pronto a fare il premier, ha perfino già preparato la squadra di governo, almeno nella testa, come spiega oggi in un'intervista alla Repubblica. Il leader della Lega spera che si vada al voto per le politiche l'anno prossimo, ma nel caso ciò non accadesse, conferma che si candiderà a sindaco di Milano. I giochi sono aperti, sottolinea Salvini, che torna a parlare di primarie, le farò con chiunque abbia la voglia di partecipare, dice, e di future alleanze. Da qui a quando si voterà, ritengo che cambierà. Saranno molti nomi e molte sigle, l'NCD finirà per sparire. Poi parla del Sud, dove sperava di ottenere più voti, esclude l'ipotesi di una Lega d'Italia, ma si dice convinto che le idee del Nord potranno conquistare anche le regioni meridionali. A frenare il pressing del segretario leghista ci pensa Umberto Bossi. Salvini, leader del centrodestra, deve ancora farsi le ossa, ma se proprio vuole una grana simile deve per forza mettersi d'accordo con gli altri, afferma il senatore, perché non basta prendere i voti, bisogna tenere conto della legge elettorale e di un milione di altre cose. A stoppare l'intraprendenza di Salvini ci prova anche l'azzurro Stefano Caldoro. Lo sfiderò io alle primarie, annuncia l'ex governatore della Campania, convinto che il segretario leghista non vincerà perché non rappresenta il Sud. Sull'alleanza con la Lega però ha idee diverse. Non si può unire il centrodestra senza il Carroccio, dice, ma non serve fare un partito con Salvini, basta una lista unica con un programma condiviso. Ieri anche il capogruppo azzurro al Senato, Paolo Romani, aveva precisato che se Salvini sarà della partita bene, altrimenti Forza Italia ne farà a meno. Per non cedere all'avanzata leghista e soprattutto ai diktat di Salvini, Berlusconi pensa ad ampliare il suo progetto dei moderati e cercare nuovi equilibri. Per questo guarda con attenzione ai parlamentari centristi, quelli di NCD in primis, che hanno già annunciato un loro riavvicinamento al centrodestra. Voti che saranno utili in Parlamento alla luce dell'addio dei senatori fittiani dal gruppo di Forza Italia e dell'eventuale abbandono dei verdiniani che guardano a Renzi, abbandono che Berlusconi sta tentando di scongiurare in ogni modo.
Abbandoni o meno, sicuramente uno dei temi di discussione continua a essere quello legato al mondo del lavoro, all'occupazione. Ieri, dopo i commenti molto positivi del Presidente del Consiglio Renzi, interviene sugli ultimi dati Istat proprio legati all'occupazione oggi anche il Ministro del Lavoro Poletti. Sono dati positivi, ha detto Poletti, che ribadiscono il fatto che il Governo deve andare avanti sulla strada delle riforme. Il prossimo appuntamento sarà il Consiglio dei Ministri, dove verranno presentati i decreti attuativi della riforma del lavoro. Il dato delle ore lavorate è in crescita e se questo numero cresce vuol dire che le cose stanno migliorando. È un segnale che siamo nella giusta direzione. Così Giuliano Poletti commenta i dati sull'impiego, una volta tanto positivi, diffusi ieri dall'Istat. Numeri che raccontano di un'Italia in cui ad aprile gli occupati sono 159.000 in più che a marzo, dove 261.000 sono le persone che un anno fa non avevano un posto di lavoro e ora lo hanno trovato. Un paese, il nostro, in cui sempre ad aprile l'Istat registra il calo della disoccupazione al 12,4%. A Bologna, per l'apertura dell'evento internazionale dedicato alla coesione sociale, il ministro del Lavoro spiega che in Italia per anni sono stati fatti molti danni permettendo la precarizzazione dei lavoratori. È tempo di cambiare questa condizione e tornare ad un mercato del lavoro normale dove si assume una persona fino a quando ce n'è la necessità. Dobbiamo fare in modo che convenga all'impresa e al lavoratore stare insieme il più a lungo possibile. Per Poletti sono questi, in sintesi, gli obiettivi della riforma. Domani il ministro del Lavoro incontrerà i sindacati per mettere a punto gli ultimi decreti attuativi del Jobs Act da portare in Consiglio dei Ministri all'inizio della settimana prossima. Si discuterà anche di Agenzia per l'Occupazione e riordino degli ammortizzatori sociali. Poletti è ottimista e i numeri del resto sembrano dargli ragione. Bene che l'economia italiana vada meglio del previsto, ma gli zero virgola non bastano, frena Squinzi. A Milano, per commentare il rapporto flash sulla congiuntura del centro studi di Confindustria, il numero uno degli industriali ribadisce: dobbiamo crescere. In queste ore però la notizia della riassunzione di 300 dipendenti di Alitalia rilancia gli entusiasmi, primo tra tutti quello del premier Renzi. Allora, lasciatemelo dire, se vola Alitalia, viva l'Italia. Non è un gioco di parole che farà contento Crozza. È l'unica vera chance che voi avete. Vorrei chiedervi di allacciarvi le cinture perché qui stiamo decollando davvero. E forse sta decollando davvero anche il caso della Grecia. Sembra sia sempre più vicino l'accordo tra Atene e i suoi creditori. Tra l'altro sembra in programma per domani un nuovo incontro tra il premier greco Tsipras e il presidente della Commissione europea Juncker, proprio per stringere e chiudere l'accordo finale sul debito greco. Il vero termometro della situazione potrebbero essere le parole di Jerome Dijsselbloem, l'olandese presidente dell'Eurogruppo, uno che con il governo greco non è mai stato particolarmente tenero e quindi non è mai stato in preda a facili ottimismi, che però questa volta ha dichiarato che i colloqui che sono andati avanti fino a notte fonda sono stati molto buoni, anche se c'è ancora molto lavoro da fare. Secondo la stampa di Atene, Dijsselbloem domani potrebbe tornare a sedersi intorno a un tavolo insieme agli stessi protagonisti delle discussioni della notte scorsa, il primo ministro greco Alexis Tsipras e il presidente della Commissione UE Jean-Claude Juncker. Nuovo incontro che è stato confermato stamattina anche da fonti della Commissione europea, anche se a quanto pare la data non è ancora stata fissata. La nostra proposta continua a essere l'unica costruttiva, ha twittato stamattina Tsipras, che sostiene che un accordo è ormai in vista, mentre Juncker, che doveva affrontare uno dei suoi impegni europei, ha detto di aver dormito solo 3 ore a causa della discussione che ha definito lunga e sportiva con Tsipras stesso. A precisa domanda, il portavoce della Commissione, nella consueta conferenza stampa delle 12, ha risposto che per sportiva si intende una discussione leale, basata sul rispetto ma anche sulla competizione, e di più non ha voluto aggiungere. Secondo Tsipras, i maggiori progressi sarebbero stati fatti su un punto in particolare delle trattative, il surplus di bilancio che la Grecia dovrebbe raggiungere, al netto della spesa per gli interessi. BCE, FMI e Commissione europea sarebbero disposti ad abbassare le loro richieste. Dal 3% che si pensava di toccare quest'anno, si scenderebbe all'1% in modo da dare al governo un po' più di spazio di manovra. E i tetti si abbasserebbero anche per gli anni successivi. Ma Tsipras continua a ribadire comunque che invece sul fronte delle pensioni e dell'aumento dell'IVA non ci sono compromessi in vista. Durante il fine settimana in programma a Monaco di Baviera il G7, anche lì si continuerà a parlare di Grecia, con Obama molto interessato a far pressione perché la crisi abbia finalmente una soluzione e non continui a pendere come una spada di Damocle sui mercati mondiali. Anche stamattina le borse sono partite con grande nervosismo e siamo comunque a poche ore dalla prima scadenza tra le tante che la Grecia deve affrontare in un'estate molto impegnativa per le sue finanze. Domani va rimborsata una tranche del prestito ottenuto dal
dal Fondo Monetario Internazionale, 300 milioni di euro. Il ministro delle Finanze Varoufakis poco fa ha ripetuto che non c'è da preoccuparsi e che la Grecia intende onorare tutti i suoi debiti. Meno male l'incidente, brutto incidente che si è verificato negli Stati Uniti, vicino New York, tra un pullman di turisti e un tir. Purtroppo, come si temeva, due delle tre vittime sono italiane. Viaggiavano verso le cascate del Niagara. All'improvviso si sono trovati la strada sbarrata da un tir. Lo scontro è stato inevitabile e violento. La parte anteriore del pullman, dove si trovava un gruppo di turisti italiani, si è incastrata nel fianco dell'auto articolato. L'autista statunitense è morto sul colpo e con lui hanno perso la vita altri due passeggeri. Marco Fornasetti, 29 anni, farmacista di Vicenza, in viaggio di nozze, è uno di loro. A dare notizia della sua morte la moglie, che viaggiava con lui ed è rimasta ferita. I due giovani si erano sposati sabato scorso ed erano partiti per gli Stati Uniti. L'altra vittima italiana è un 70enne bresciano in viaggio con la compagna, rimasta gravemente ferita. L'incidente è avvenuto nella regione delle montagne Pocono, est della Pennsylvania, sulla strada Interstate 380, 120 km a nord di New York. Secondo la ricostruzione fatta dalla polizia locale, il tir che procedeva verso sud ha invaso la corsia opposta, si è prima scontrato con un altro tir e poi messosi di traverso sulla carreggiata, è diventato un ostacolo che il pullman non ha potuto evitare. Per qualche ora la strada è rimasta interrotta mentre ambulanze, vigili del fuoco e polizia hanno soccorso i feriti. Alcuni di loro, che si trovavano nella parte anteriore dell'autobus, sono rimasti intrappolati in stato di incoscienza a lungo tra le lamiere. Anche gli elicotteri hanno fatto la spola con il vicino aeroporto di Mount Pocono. Del gruppo di turisti italiani, 14 persone, oltre alla guida e all'autista, partito di buon mattino verso il confine canadese, almeno 4 feriti sono in condizioni critiche. Altri, meno gravi, sono stati già dimessi dagli ospedali dove erano stati ricoverati. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi e ha mobilitato il Consolato Generale di Filadelfia per fornire assistenza ai nostri connazionali e alle famiglie degli italiani che facevano parte della comitiva partita da Milano con il tour operator Viaggidea del gruppo Alpitour, che negli Stati Uniti usufruisce dei servizi di trasporto via terra di Academy Charter. Ancora dall'estero, devo dirvi che sta tornando altissima la tensione tra Russia e Ucraina per il controllo della zona che vorrebbe essere autonoma del Donbass in Ucraina. Il ministro degli esteri Mosca Lavrov ha accusato apertamente Kiev di comportamenti scorretti nei confronti della popolazione filorussa locale. Dall'altra parte invece il leader ucraino Poroshenko ha replicato nel suo discorso annuale al Parlamento e all'indomani di scontri che sono riscoppiati nel Donbass in modo molto violento, ha detto di temere una nuova offensiva su larga scala da parte dei separatisti filorussi. Poroshenko ha anche denunciato la presenza di oltre 9.000 soldati russi nel sud-est ucraino. Torniamo alla cronaca invece locale italiana, veniamo alla vicenda, al caso della donna filippina rimasta uccisa 8 giorni fa nell'incidente stradale della zona Boccea, colpita e investita da un'auto in fuga dove a bordo c'erano 2 ragazze di etnia rom. Samuel, il ragazzo di 19 anni che sarà rimesso in libertà, lo ha comunicato poco fa l'avvocato, è accusato di concorso in omicidio volontario, ma il legale ha spiegato che il GIP ha sì convalidato il fermo ma non la misura cautelare in carcere, perché ha ritenuto che non ci siano a carico del solo Samuel gli elementi di colpevolezza. Decisiva infatti è stata la circostanza che il giovane in questione si trovava sul sedile di guida del passeggero e non alla guida dell'auto, dove c'era invece il fratello di 17 anni che, come ha confermato lui stesso nell'interrogatorio di garanzia di ieri, era proprio appunto il responsabile, quindi era la guida della macchina. E ci sono invece nuovi dettagli sul caso FIFA. L'ex presidente del governo mondiale Jack Warner, arrestato nell'ambito della maxi inchiesta per corruzione, ha annunciato di fatto che ha molti particolari nuovi da rivelare. Also wish to say to you tonight that I reasonably and surely fear for my life. Temo per la mia vita, ha confessato in diretta TV Jack Warner, l'ex vicepresidente della FIFA già arrestato nella sua Trinidad e poi rilasciato su cauzione. Potrebbe essere lui la prossima gola profonda dell'inchiesta che ha travolto il calcio mondiale. Neanche la mia morte fermerà questa valanga, ormai non si torna più indietro. Blatter sa perché è caduto e anch'io, ha aggiunto. Nessun rinnovamento, insomma, era possibile senza le sue dimissioni, accerchiato dagli sponsor che minacciavano la rescissione dei contratti e dall'ultimo allarme dell'Interpol, che ha già altri 6 personaggi di spicco nel mirino. Gli investigatori hanno carte su cui indagare e voci da raccogliere.
Quella di Chuck Blazer è stata la breaking news più cavalcata delle ultime ore da tutti i network americani, perché adesso il castello della FIFA trema fin dalle fondamenta. È già caduto il velo sull'interrogatorio del 2013 del barbuto plenipotenziario del calcio a stelle e strisce. Da indagato si è trasformato in pentito. Mister 10%, così già ribattezzato nei corridoi di Zurigo, ha svuotato il sacco, scoperchiando un sistema di corruzione tangenti che consentiva di negoziare e incassare milioni praticamente su tutto, dall'assegnazione degli eventi alla vendita dei diritti televisivi. Un quarto di secolo di malaffare messo in piedi negli anni 80 per consegnare il mondiale alla Francia nel 98, fino alla Coppa del Mondo sudafricana del 2010, con specifiche sul meccanismo di pagamenti, sull'utilizzo di cellulari e bonifici pilotati. Il futuro è almeno altrettanto fosco e difficile da tratteggiare. L'FBI indaga sui prossimi mondiali, Russia e Qatar 2018 e 2022, con i paesi esclusi, Australia e Inghilterra, a far pressioni, con il ministro dello sport di Putin che pur ostenta tranquillità. Siamo stati scelti dalla FIFA e non da Blatter, ma lo scontro con le indagini americane è tutto politico. È un complotto a stelle e strisce per Vladimir Putin, che adesso guarda come tutti al coraggioso successore. Potrebbe essere Michel Platini, spinto dalla maggioranza delle federazioni europee, ma fuori dal continente dovrà cercare altri voti che andrebbero più naturalmente verso candidati arabi o magari a premiare l'esperienza di Zico, il brutto anatroccolo del calcio mondiale, lontano dal potere, escluso dalla divisione ormai ufficiale di onori, denaro e privilegi, insomma, per molti, l'uomo giusto per riscrivere l'anno zero del pallone. Ci fermiamo qualche istante, reclamo. Eccoci qua, due notizie di sport. Prima di salutarci e di passare la linea a Caterina Bizzarri per il nostro TG Cronache, la prima riguarda il Milan, che ha comunicato ufficialmente l'esonero a Filippo Inzaghi. Con grande dispiacere, c'è scritto nel comunicato, ci sarà un cambio di guida tecnica nella prossima stagione. Fa sapere il club, che ha già trovato in Sinisa Mihajlovic il sostituto. Non solo, c'è una notizia che riguarda anche Chiellini, Giorgio Chiellini, che salterà la finale di Champions League in programma sabato a Berlino tra Juventus e Barcellona per il risentimento di cui ormai è molto noto al muscolare, al polpaccio. Io vi ringrazio per l'attenzione, ci vediamo domani alle 13:30. Buona giornata.